Io mi chiamo Nicola Sbelletti, ho 26 anni, faccio parte della società agricola 40 ore situata a San Martino dell'Argine. Il nostro latte viene conferito a Granarolo da oltre 20 anni come latte alta qualità. La nostra azienda è nata principalmente nel 1970 con 10 capi e poi nell'arco degli anni, continuando ad investire all'interno della nostra azienda, siamo passati a 900 capi, di cui 410 destinati alla lattazione. Il rapporto con Sgariboldi è nato nel 2006 quando abbiamo acquistato la prima macchina Gulliver semovente da 21 metri cubi, una macchina a mio parere eccezionale per quanto riguarda quello che è il rispetto dell'omogeneità della miscelata. È giunto il momento di acquistare una nuova macchina, abbiamo deciso di acquistare un Grizz di Titanium da 32 metri cubi appunto perché siamo in aumento con il bestiame e quindi abbiamo pensato di aumentare la metratura. Abbiamo scelto Titanium perché tramite il consiglio di Paolo Sgariboldi cercavamo in azienda una macchina che fosse leggera ma allo stesso tempo longeva nell'arco degli anni. Grazie al fatto che vengono utilizzati dei materiali, degli acciai molto importanti come ad esempio il Veldox e l'Hardox, abbiamo scelto questa macchina principalmente perché dobbiamo gestire delle miscelate con dei pesi specifici molto importanti. Primo punto di forza, mi sento di dire il mulino. Mi ha stupito molto per la velocità in cui viene tagliato il prodotto in un modo netto ed omogeneo. Il secondo punto di forza della macchina è la manovrabilità. Nonostante sia di grandi dimensioni, ho notato che è una macchina molto agile nella sterzata e nei movimenti. Il terzo punto di forza della macchina, ma non per importanza, è la riduzione dei tempi di lavoro, perché questa macchina, permettendomi di gestire un'elevata quantità di materiale, si riducono quelli che sono gli spostamenti in azienda. Abbiamo scelto di equipaggiare la macchina con un motore John Deere da 305 cavalli appunto per la sua potenza e la sua affidabilità. Il vantaggio percepito dal sistema IntelliTechnology è il rispetto della fibra dell'insilato di mais e questo permette appunto una migliore ruminoattività degli animali in stalla. Mi sento di valutare il sistema IntelliTechnology in maniera molto positiva per il semplice fatto che la macchina, una volta programmata, permette a qualsiasi operatore di ottenere alla fine del carico una miscelata omogenea di alta qualità. Abbiamo scelto un mix Sgariboldi per l'affidabilità della macchina e dell'azienda in sé, quindi avendo avuto una macchina che ha lavorato all'incirca per 17.000 ore ci sembrava logico e opportuno acquistare un altro carro Sgariboldi. Per quanto riguarda l'assistenza, riteniamo che sia sempre un'azienda pronta e tempestiva negli interventi. Sono il dottor agronomo Gabriele Caleffi, collaboro come libero professionista con ARAL, opero nell'azienda di Belletti ormai dal 1984. La collaborazione è sempre buona e proficua. Mi sono sempre occupato del discorso dell'alimentazione delle bovine da latte, dalla gestione e anche, diciamo così, dalla gestione di campagna, perché tutto ciò che viene creato in campagna passa poi attraverso l'alimentazione delle bovine. Nell'ultimo mese è stato inserito il nuovo carro Sgariboldi e abbiamo visto un bel mantenimento della qualità degli alimenti. Ciò che vediamo nella trincea viene anche rivisto alla bocca dell'animale, quindi dopo il passaggio dalla fresatura e dalla miscelazione degli insilati, in particolare insilato di mais e quello di frumento, possiamo vedere che l'omogeneità della miscela è molto bella, molto costante e gli animali hanno poca possibilità di scegliere gli alimenti. Noi abbiamo scelto di utilizzare molto insilati di mais, non abbiamo molti foraggi secchi dentro nella miscelata, ma mantenere la qualità del latte, in particolare il grasso, proteine e le cellule somatiche è fondamentale. Riusciamo a mantenere in ogni caso con una miscelata molto omogenea la quantità di grasso, soprattutto perché il grasso dipende molto dalla qualità delle fibre che arriva alla bocca degli animali. Noi abbiamo dato sicuramente un benessere all'animale, ma soprattutto al rumine, perché l'attività del rumine diventa molto importante sia per la produttività del latte, ma soprattutto nel mantenimento della qualità del latte.